Finanziamenti importanti per il dissesto idrogeologico in Abruzzo per circa 9 milioni di euro è quanto annunciato dal sottosegretario Umberto D'Annunzis, che contemporaneamente ricorda di come si stia procedendo la terza annualità di rimborsi per l'alluvione del 2017. Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato, ma più che altro ha confermato, finanziamento di cui già eravamo a conoscenza, di 9 milioni di euro per porre rimedio a casi di dissesto idrogeologico per tutta l'Abruzzo. In particolare per la provincia di Teramo è previsto un intervento nel comune di Atri. Nel frattempo si sta andando avanti con la terza annualità del piano del rimborso dei danni dell'alluvione 2017 per un importo di 70 milioni. Anche in questo caso i comuni stanno perfezionando gli interventi richiesti e quindi nel prossimo mese, la Regione Abruzzo invierà il programma definitivo alla Protezione Civile Nazionale. Sono tanti, quindi per quanto riguarda il primo, dicevo, il comune di Asi, mentre per quanto riguarda il piano 2017 sono tanti, quindi poi andremo a valutare singolarmente scheda per scheda e dando la priorità a quello che indicheranno i comuni. Nello stesso tempo per l'erosione si sta andando avanti grande attenzione per la costa teramana, in particolare su Alba Adriatica, gravemente danneggiata dalle mareggiate. Su Alba Adriatica c'è un grosso intervento mai fatto prima d'ora in Abruzzo, quindi la creazione di una spiaggia di alimentazione. Il progetto è stato presentato, approvato e trasmesso alla VIA per il relativo parere. Si tratta di un intervento importante che consentirà alla zona fortemente danneggiata negli ultimi anni di riprendere la sua vivibilità. È chiaro che parallelamente la Regione Abruzzo ha inserito la difesa della costa tra le sue priorità. Infatti, sia all'interno della programmazione 21-27 sia all'interno del Recovery Fund abbiamo previsto interventi per un totale circa di 110 milioni. È chiaro che se questo fosse stato fatto in passato con la programmazione 14-20, forse i danni di adesso avremmo potuto evitarli.